Buongiorno a tutti, è con grande soddisfazione che ho qui con me l'avvocato Massimiliano Bossio di Ancona, esperto di diritto immobiliare, al quale potrò rivolgere per vostro conto alcune domande riguardo al rapporto di locazione. E quindi, in primo luogo, Massimiliano, vuoi dirci che cos'è giuridicamente il contratto di locazione? Certo, ciao Sabrina, grazie per questo appuntamento. Grazie a te. Il contratto di locazione è un contratto con il quale una parte si obbliga a far godere un'altra una determinata cosa per un determinato periodo, di tempo, a fronte di un corrispettivo, cioè ovvero una somma di denaro. Adesso tralasciamo magari la distinzione tra locazione di beni mobili e beni immobili. Allora, nel primo caso si parlerà ad esempio di noleggio per le auto, no? Comunque, la locazione di immobili ha un'ulteriore distinzione che è lo stesso se ha adibito ad una civile abitazione o meno. Infatti, contrariamente al lessico che usiamo quotidianamente, in questo secondo caso parleremo di contratto di affitto, cioè è un particolare contratto attraverso il quale viene dato in godimento un bene esclusivamente a carattere produttivo, penso ad un'azienda, a un fondo rustico, oppure un bene che presuppone l'esercizio di un'attività, ecco, da parte di chi lo riceve in uso. Abbiamo capito la differenza e staremo molto più attenti a descrivere, insomma, il contratto di affitto rispetto al contratto di locazione. E nasce spesso l'equivoco su quali siano gli obblighi, delle parti di un contratto. Puoi chiarirci quali sono gli obblighi di un locatore, quantomeno gli obblighi principali? Certo, intanto iniziamo col dire che questo è un contratto a prestazioni corrispettive, cioè vuol dire che ciascuna delle due parti deve adempiere a talune prestazioni, ovviamente ha alcuni diritti, ma anche alcuni doveri derivanti dal contratto. Cerchiamo di schematizzare, volendo essere più, come dire, più schematici possibile, ecco. Intanto il locatore deve in primo luogo consegnare al conduttore la cosa locata in un buono stato di manutenzione. Certo. Alla consegna, la cosa locata, nel nostro caso l'immobile, deve risultare privo di vizi o difetti che sin dall'inizio ne possano limitare, come dire, l'uso pattuito. Ne limitano oppure non lo consentono in alcun modo. Il Certo. locatore quindi dovrà prima di tutto consegnare la cosa ed effettuare prima della consegna tutti gli accertamenti per verificare che sia in buono stato, perché la mancata verifica, questo è importante, è motivo di responsabilità da parte del locatore stesso. Certo. In secondo luogo, deve mantenere la cosa locata in condizioni da servire all'uso convenuto, cioè il locatore deve provvedere sempre, sino alla fine della locazione, a tutte le riparazioni di sua pertinenza. Oppure, cioè, ovvero le opere di manutenzione straordinaria e ordinaria volta a Delle quali garantire al conduttore. parleremo in una intervista Certo, successiva. sì, magari ecco, Già approfondiamo ho successivamente. catturato per la prossima. Esattamente, magari approfondiamo. In terzo luogo, deve garantire al conduttore il pacifico godimento del bene durante la locazione. Il locatore ha il dovere di provvedere a tutelare, quindi a una tutela del conduttore dall'azione di chi non si limiti a una semplice e motivata opera di disturbo, peraltro, ma pretende ad avere un diritto sulla cosa locata. Ma è il locatore, il proprietario stesso, che faccio un esempio molto banale, quando va a casa anche per riscuotere il canone o per altri motivi, deve comunque citofonare, una cosa molto banale, ma sebbene quella sia a casa sua, ne deve garantire il godimento esclusivo da parte di chi gli paga il canone di locazione, quindi del Quindi tu conduttore. suggerisci, per esempio, al locatore di consegnare tutte le copie delle chiavi in suo possesso al conduttore al momento dell'avvio del contratto? Questo può essere pattuito, sicuramente. E il fatto è che comunque in ogni caso, Deve anche se garantire. questi Esatto, anche se questi è in possesso di un mazzo, di una coppia di chiavi, come dire,
per sicurezza o perché è stato pattuito così semplicemente, perché ci sono buoni rapporti tra le parti, insomma deve comunque garantire il godimento esclusivo del bene, che vuol dire che se deve andare a casa propria, diciamo così, deve comunque citofonare, non è che può entrare indisturbatamente. Ah, c'è anche, certo, certo. Ah, ecco, potrebbe venire in mente a qualcuno, io in realtà. Ovviamente adesso voglio chiederti anche quelli che sono gli obblighi, ma anche i diritti del conduttore. Certo, abbiamo detto che sono prestazioni corrispettive, quindi ovviamente anche il conduttore ha degli obblighi, naturalmente. Certo. Intanto deve prendere la cosa in consegna, osservare la diligenza, si dice, del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso che è stato determinato dal contratto o per l'uso che può desumersi dalle circostanze. Esempio banale, immobile in, dato in locazione per uso abitativo, si può fare un bed and breakfast. Certo. È successo, non è che è successo. In secondo luogo, corrispondere nei termini convenuti il corrispettivo, cioè il canone nella misura e con le modalità pattuite nel contratto. Quindi il locatore deve, il conduttore deve pagare ogni mese puntualmente il canone di locazione, senza effettuare autoriduzioni, sospensioni di pagamento, altrimenti qui andiamo, come dire, in una fase patologica del rapporto. Che anche questo magari potremo approfondire successivamente in altri interventi. Certo, certo. Dopodiché deve restituire la cosa locata, il bene immobile, nello stato in cui l'ha ricevuta, in conformità con la descrizione e con la descrizione che è stata, come dire, redatta tra le parti, salvo un deterioramento o il consumo risultante dall'uso della cosa, in conformità al contratto stesso. Ad esempio, se l'immobile è stato consegnato verniciato fresco da nuovo, ecco, il conduttore dell'immobile deve riconsegnarlo riverniciato. È una cosa banale, ma in realtà dovrebbe essere così. Chiaramente alla fine della locazione il conduttore deve liberare l'immobile dalle proprie dei propri suppelletti, i mobili vari, e restituire le chiavi al proprietario, permettendogli quindi in quel momento di riprendere possesso del proprio bene, avendo cura di aver lasciato la casa, dicevamo, nelle stesse medesime condizioni e con cui, insomma, in cui l'ha trovata, compresi gli arredi, perché ci sono appunto ipotesi in cui l'immobile viene locato ammobiliato. Certo, certo. Bene, Massimiliano, per questa prima volta direi che possiamo essere soddisfatti. E per me è stato davvero molto, molto importante averti qui, e annunciamo già, come dicevamo prima, che abbiamo diversi altri incontri insieme, e nel prossimo parleremo di un aspetto molto importante. Sono questioni che sia il locatore che i conduttori mi chiedono spesso, quindi parleremo di manutenzione ordinaria e straordinaria. Io ti ringrazio davvero tanto per la tua disponibilità. Grazie a te, grazie a te. Ci vediamo. Grazie, ringrazio tutti voi dell'attenzione e ci vediamo alla prossima video intervista. Buona serata.